Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo aver parlato ieri dei quattro terreni e della parola di Dio quale seme che vorrebbe incontrarli e fecondarli, oggi Gesù si rivolge ancora alla folla e dice che noi siamo chiamati, nella misura in cui portiamo la parola di Dio, la viviamo la parola di Dio, noi siamo chiamati a essere lampade, lampade che non possono essere, che non possono stare nascoste, che devono splendere sul candelabro per far luce a tutti. Una lucerna non può essere messa sotto il moggio, che era una, aveva una capacità di circa 8 litri il moggio, serviva per misurare il grano, e metterla sotto il moggio voleva dire metterla sotto una campana, sotto una sorta di protezione, come se noi volessimo fare un cappello che proteggesse questa lucerna, proteggerla dal vento, proteggerla dalle intemperie, proteggerla dai rischi, e non può essere messa neanche sotto il letto, perché deve far luce alla stanza. Quando noi portiamo la parola del Signore, non possiamo restare nascosti, perché la parola di Dio ha bisogno del nostro aiuto per essere portata, per essere annunciata, comunicata, trasmessa. Noi siamo proprio queste fiaccole, queste lucerne che devono splendere le tempeste dei secoli con grande fiducia, senza avere nessuna paura di essere spenti da qualsiasi uragano. E gli uragani sono tante realtà, gli uragani sono le persecuzioni, sono tutto il disappunto del mondo, le reazioni che il mondo ha in modo così violento quando si è fedeli alla parola di Dio, quando non si scende a compromessi. Perché restiamo accesi in funzione della grazia. È la grazia di Dio che ci dà la possibilità di rimanere accesi nonostante gli uragani, nonostante le tempeste, nonostante la paura che possiamo provare. E non possiamo restringere la parola di Dio neanche alle piccole nostre amicizie. Alle volte fa un po' tristezza vedere alcune nostre riunioni fatte di quattro gatti, che uno dice: ma a cosa serviranno ste cose? Ma speriamo che servano. Però certo che a vederle viene un po' di sconforto. Sembrano un po' i reduci, che poverini. Loro hanno combattuto una grande battaglia e hanno tutte le ragioni d'essere per essere dei reduci. E sono pochi perché gli altri sono morti.
ma nel nostro caso siamo pochi, perché alle volte si è pochi perché non si ha più niente da dire di così importante. Sembriamo delle fiaccole spente che si tengono su a vicenda, che si confortano a vicenda, ma sono spente e quindi non servono a niente. È per questo che sono poche, perché non hanno utilità. Ne basta una di fiaccola accesa. E vedete quanta luce, quanto fuoco, quanto calore, quante persone vanno accanto a quella fiaccola. Perché nel buio del mondo c'è bisogno di luce, di qualcuno che sappia indicare la via, la strada da percorrere. Ma pensate a tutti i santi che abbiamo nella storia della Chiesa, quanto sono state fiaccole per le persone che avevano accanto. Pensate a San Giovanni Bosco, che domani ricorderemo e ne parleremo assolutamente, di questo grandissimo santo ed educatore. Pensate a San Giovanni Bosco, quando lui per primo fece tutto quello che fece per i suoi ragazzi e fu sempre presente ad aiutarli, a sostenerli, e che moltitudine sterminata di giovani lui incontrò. Perché? Perché era bravo, perché era intelligente, perché parlava bene, perché scriveva bene. Anche, ma non fu questa la ragione. La ragione è perché era santo. Questa è la ragione. E la santità contagia, la santità attrae, seduce, ti vien voglia di stare vicino a un santo, se dentro non sei un diavolo, se no, ovviamente no. E quindi non possiamo chiuderci nelle nostre piccole amicizie, belle, calorose, ma chi porta la parola di Dio deve stare lì dove Dio l'ha posto. Non può stare solamente chiuso nell'intimità della sua casa. Deve essere una guida nel lavoro dov'è, una guida nella politica, una guida nella scuola, una guida ovunque il Signore ci ha messo. Non possiamo ridurre la nostra fede a una sfera puramente personale e familiare. Quindi non mi devo porre la domanda, ma io quando sono nel lavoro con i miei colleghi o a scuola o non so dove, ma io posso fare il segno della croce, posso dire che credo in Dio, oppure dicendo questo vuol dire che mi devo mettere in mostra, vuol dire che faccio il vanitoso, vuol dire che attraggo le attenzioni su di me, vuol dire che faccio la virgo singularis, vuol dire che voglio fare la prima donna, vuol dire che... Scusa, ma perché su tutto il resto della tua vita non ti poni questa domanda? Tu non ti poni questa domanda quando ti vai a fare 12 ore di unghie dentro i fornetti per fartele colorate delle cose più incredibili del mondo, che sono unghie che vanno a finire nel cestino, no? Cioè, capite, spreco di soldi incredibile, di tempo, tutto nel cestino. Non ti fai questa domanda quando devi andarti a fare la cotonata sulla testa. Non ti fai questa domanda, no? Non ti fai questa domanda quando devi andarti a comprare il vestito più bello per essere la più bella del mondo. Non ti fai questa domanda quando parlando ti piace apparire saputo, ti piace apparire colto, ti piace apparire alla page, ti piace apparire... Questa domanda non te la poni mai, non ti poni la domanda di essere la prima donna, di essere diverso dagli altri, di attirare l'attenzione, di essere vanitoso, mai. Quando si tratta di porsi la questione, di faccio il segno della croce, tutte queste domande improvvisamente vengono fuori. Capite? Perché? Perché dentro Dio è meno parte della mia vita, delle mie unghie. Perché se no, neanche nascerebbe la domanda. Non ci viene. Perché è naturale. Esattamente come l'aria che respiro, come il cibo che mangio. Essere con Dio, parlare di Dio,
fare un segno di croce che dice l'appartenenza a Dio. È naturale, è ovvio. E se gli altri non lo fanno, fatti loro. Ma siccome questa è la mia identità, esattamente come i miei capelli, esattamente come il mio volto, esattamente come il mio modo di parlare, questa è la mia identità, non posso tagliarmi la lingua, non posso amputarmi le gambe perché sono più alto degli altri e ora cado sotto l'attenzione di tutti gli altri. No, io sono così e così io vivo. E la stessa cosa vale per il rapporto con Dio. Dobbiamo avere la semplicità di vivere la nostra fede ovunque, qualunque cosa ci venga detta, qualunque cosa, perché coloro che sono contro Dio non si fanno nessun problema a fare le impietà più abominevoli del mondo, nessun problema, in nessun luogo e davanti a qualunque persona, nessuna difficoltà ad apparire altro. E dobbiamo farcela noi perché vogliamo essere di Dio? Assurdo, questo è assurdo. Quindi dobbiamo anche noi portare tutto il tesoro di verità che la nostra fede ci ha consegnato, dare questo tesoro, non essere paurosi e avari, distribuire a piene mani questo tesoro. L'abbandono della fede che vediamo nel mondo, le tante persecuzioni contro i cristiani, spesse volte da cosa sono causati? Sono causati dallo stravolgimento della parola di Dio. Così come la conversione delle anime è frutto della sua retta predicazione e interpretazione, purtroppo se io deformo la parola di Dio con il mio personale criterio, facendo dire la parola di Dio quello che voglio che dica, non quello che dice, ma adattandola, sformandola e sfigurandola secondo i miei usi, costumi, piaceri e pigrizie e peccati, invece di creare luoghi di conversione di santità, perché la santità è assenza dal peccato, capite? La santità è assenza dal peccato. Perché se non è assenza dal peccato, che cos'è la santità? Non è niente, è il nulla. Quando io sono santo, quando io rigetto il peccato, poi certo mi rimangono le imperfezioni, ma i santi avevano una cosa nel cuore, fuggire in ogni modo l'occasione del peccato, anche più piccolo peccato veniale, diceva Santa Teresa d'Avila. E quindi, capite, questo è il dottore della Chiesa, non è che sono i primi pincopanco che girano per la strada, i primi pseudoteologi che si presentano, sono dottori della Chiesa. La santità che cos'è? È fuggire il peccato, e io lo devo fuggire con tutto me stesso, lo devo rinnegare con tutto me stesso, perché non voglio offendere Dio. Ecco, allora chiediamo al Signore la grazia di creare luoghi di conversione, non stravolgendo la parola di Dio, ma dicendola, mostrandola, insegnandola per quella che è. Difficile? Sì. Dura? Sì. Tutto quello che volete, però è bella, perché nella misura in cui noi la viviamo, veramente, senza sconti per nessuno, senza compromessi, senza stravolgimenti, la misura in cui noi la viviamo veramente, noi ci sentiamo più uomini, più donne, assolutamente liberi, perché mentre il peccato chiude e schiavizza, la parola di Dio vissuta veramente libera l'uomo che è fatto immagine e somiglianza di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.